Friuli Venezia Giulia protagonista alla rassegna internazionale del cinema. Battiston presenta le sorelle Macaluso di Emma Dante, Sgarbi a tutto campo. Stasera saremo live dalle ore 21. Mario Giordano porta a livello nazionale il caso dei finti minori ospitati a Udine. A Prato Carnico il sindaco PD dice no all'arrivo degli stranieri. Nuovi rintracci lungo la ferrovia. A Tarvisio firma la zona rossa per la Meloni. Tragedia in località Codugnella. Nel pomeriggio di oggi si sono scontrate due auto. Una delle persone a bordo è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Un idraulico residente in provincia di Pordenone, dipendente di un'impresa edile, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata ai danni dello Stato. Il centrocampista è già in buone condizioni, in gruppo c'è anche il nuovo acquisto Forestieri, manca il solo Molina, rinnovata la partnership con Blue Energy. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. L'avete ascoltato dai titoli, una gran prima serata stasera sulla nostra emittente. Dedicheremo infatti uno speciale alla 77esima mostra del cinema di Venezia. Ve la stiamo raccontando questa giornata marchiata anche Friuli Venezia Giulia da stamattina con i nostri collegamenti live, Giorgia Bortolossi e il Poma dal Lido, che ci stanno portando al microfono tanti VIP, tanti protagonisti di questa kermesse internazionale che nonostante il Covid sta andando avanti con grande successo, tante presentazioni di film che sicuramente sbancheranno il botteghino. E tra poco ci collegheremo in diretta proprio con Giorgia Bortolossi per le ultimissime, per le immagini in esclusiva dal red carpet e per un punto sulla giornata che, come dicevamo, tra i protagonisti ha visto anche l'attore del Friuli Battiston nella veste di produttore cinematografico stavolta. Giorgia Bortolossi è pronta e allora dovremmo essere pronti ad andare anche noi da lei per un primo collegamento. Buonasera Giorgia, come si vive questa serata al Lido? Buonasera a tutti, allora come vedete la serata sta davvero entrando nel vivo, il Lido si è popolato di tanti VIP. Ora grazie a Francesco Tecchio vi facciamo fare un tour di quello che sta succedendo. Questo che vedete è l'ingresso, come vedete, del red carpet. Sta per partire tra pochi minuti, in teoria alle 19.30, il red carpet del film Le sorelle Macaluso, il film prodotto da Giuseppe Battiston, ne abbiamo parlato nel corso della serata. Guardate anche di là quanta gente che si sta preparando ad entrare, ecco lì, mentre sono io che seguo Tecchio e vi facciamo anche vedere, questo è il muro che separa la strada dal red carpet. Con le immagini che le vedete nel maxi schermo vanno in diretta di quello che sta succedendo sul celebre tappeto rosso, con fotografi e operatori pronti a immortalare chiunque entrerà. Insomma, questa è il vero spettacolo della mostra del cinema, insomma il momento clou. Anzi, puoi pure indugiare Francesco Tecchio sulle bellezze pronte ad entrare e a illuminare questa serata. Ve la facciamo vedere proprio così, in diretta, quello che sta succedendo. Sono momenti di grande fermento, di grande eleganza, di grande attenzione, di flash, di persone attente a riconoscere il VIP, a rubare l'autografo, a rubare la foto. Anche se lo sappiamo, tutto avviene in massima sicurezza. Vedete, non ci sono eccessivi assembramenti e tutto comunque avviene con mascherina e con la massima attenzione, controlli continui e davvero tempestivi. Però non ci sono solo gli attori, non c'è solo il film di Giuseppe Battiston, grande protagonista di questa serata, ricordiamolo, prodotto dalla Rosamont, fondata appunto da Giuseppe Battiston, Rosamont che ha sede a Nimis. Quindi un film che è stato anche finanziato in parte dal Fondo per l'Audiovisivo regionale. Quindi c'è molto Friuli Venezia Giulia in questa serata. Dicevamo, non solo attori, registi e mondo del cinema. Insomma, abbiamo incontrato un po' chiunque, tra cui, lo sapete, immancabile, lui un po' dappertutto, Vittorio Sgarbi. Lo ha intervistato per noi il Poma, sentite. Siamo con Vittorio Sgarbi, cos'è la mostra del cinema di Venezia? Cos'è la mostra del cinema di Venezia? È un ritorno alla vita. Cannes, per ragioni di cronologia, non è riuscita a proporre la sua mostra in nome di una paura prevalente sopra le misure di sicurezza che si potevano prendere anche in maggio. Insomma, l'epoca era un'epoca complessa,
oggi lo è altrettanto per l'Italia, che è l'unico Stato europeo in stato di emergenza e quindi uno Stato che nega la sua appartenenza all'Europa, e però molte cose sono state derogate. E direi che tre cose, una mi riguarda direttamente ed è stato un colpo di scena appunto in maggio, quando io il 29 aprii la mostra di Banksy, che ha fatto moltissimi visitatori a Palazzo dei Diamanti, e la gente, pur dei limiti dell'accesso, andava. La seconda, molto importante, è la Milanesiana, che mia sorella ha fatto tenacemente in tutte le date, più di 40 date, e tra l'altro in molte di queste occasioni con gli extra liscio, e poi, che oggi sono nel suo film, e poi Venezia, che sia pure con una limitazione temporale, dal 2 al 12, a quello che ho visto, ha però detto che il cinema ripartiva. Non sarà il cinema delle sale ancora, ma siccome si può vedere il cinema anche in televisione, che se è un po' diminutivo, l'idea che le novità siano proposte a Venezia è vita contro la morte, quindi è un'azione importante, deprecata dai francesi, perché loro hanno avuto la sfortuna di non riuscire a fare Cannes. Quindi è importante che l'ordine delle cose non muti, e sia Milanesiana sia Festival di Venezia hanno dato il segno forte di esserci e di esserci per i cittadini e perché tutto lentamente ritorni come era prima. Sempre pirotecnico Vittorio Sgarbi, davvero. Dicevamo, insomma, tutti parlano un pochino di una mostra del cinema un po' meno glamour del solito, con meno feste, un pochino più sobria, un pochino più contenuta, dove magari si punta più alla qualità dei film che a tutto quello che è il contorno. Però il contorno non può mancare, non può mancare l'eleganza, le belle donne, gli abiti meravigliosi, non può mancare, insomma, non possono mancare delle personalità, per esempio, che aspirano ad entrare in questo mondo. Poco fa abbiamo incontrato Miss Italia, guardate che bella, l'abbiamo intervistata. Carolina, un anno particolare per essere Miss Italia. Decisamente, un anno particolare che nella sua sfortuna siamo riusciti a cogliere un bel po' di pro e un bel po' di lati positivi. Quindi magari dal punto di vista tuo personale, dopo una vittoria così si ferma il mondo e forse sfumano delle opportunità. Insomma, certo. Com'è andata? Ci sono nuove opportunità all'orizzonte? Sicuramente ciò che c'era in progetto prima è stato posticipato. Ho avuto anche del buon tempo per me, che serve, perché con lo stile di vita che seguiamo noi Miss, rimanere a casa è oro. Godersi la famiglia serve ogni tanto, me ne sono proprio accorta. È stato un periodo che, ripeto, nella sua sfortuna mi ha comunque dato una stabilità per rimettermi in sesto e adesso ricominciare più sprint di prima. Il cinema è sicuramente un ambito che mi cattura. Non ho mai avuto modo di approfondire questo contesto. Sì. Allora, lasciamo Alba Parietti sistemare gli ultimi dettagli e grazie per la sua disponibilità di intervenire in diretta. Che mostra del cinema è, Alba? Covid, targata Covid purtroppo, speriamo che tutto torni come una volta, anche se il Festival del Cinema ha sempre Venezia dalla sua, per cui questi scenari anche con il disastro del Covid rimangono scenari di una bellezza senza che toglie il fiato. Giusto comunque andare avanti e dare dei segnali di speranza e di sogno, seppur in sicurezza. Certo. Grazie, buona serata. Ecco Davide, abbiamo fatto tutto così live, insomma, per farvi capire che qui succede di tutto, passa a chi siamo ancora qui pronti a raccontarvela, se ci saranno però siamo pronti ovviamente a ricollegarci, se no ci vedremo alle 21 in diretta con Valentina Bearzi con il Poma per raccontarvi la serata qui a Venezia. Grazie davvero alla nostra Giorgia Bortolossi che ci ha portato davvero in esclusiva, in live, in presa diretta, anche una delle protagoniste della serata, Alba Parietti, ma abbiamo ascoltato anche la Miss Italia e Vittorio Sgarbi, e vi ricordo ancora una volta l'appuntamento dalle ore 21, Valentina Bearzi in studio, Giorgia Bortolossi e il Poma in collegamento dal Lido per una serata davvero ricca di protagonisti, di musica, di cinema soprattutto in diretta
dal Lido, qui su Udinese TV. Noi chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla Mostra del Cinema per aprire la pagina dedicata al tema dei migranti. All'indomani della visita del ministro Lamorgese in Friuli Venezia Giulia, non si attenuano le polemiche, ancora tanti i casi all'ordine del giorno, a partire da un'inchiesta effettuata dalla trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4, che ha portato all'attenzione dei media nazionali la situazione dei finti minori non accompagnati, una vicenda dagli aspetti oscuri, dato che il governo investe milioni di euro per l'accoglienza e cospicui fondi che provengono dal Fondo Europeo Asilo, Migrazione e Integrazione. Intervistati da un giornalista di Rete 4, alcuni degli stranieri hanno ammesso candidamente di essere stati registrati all'arrivo in Italia come minori pur avendo più di 18 anni. Allora andiamo a riascoltare un passaggio del servizio andato in onda nella trasmissione di Rete 4. Io non sono pesante, io sono contigo e sono qui in Italia, solo in Italia. Visto? Scritto. Io 17 anni. Chi parla è un immigrato che vive in una comunità per minori stranieri non accompagnati. Dovrebbe essere minorenne, appunto, invece, come afferma lui stesso, in realtà ha 25 anni. Io non sono pesante, io sono contigo. Quello dei minori stranieri è un vero e proprio business. Le strutture che li ospitano ricevono ogni giorno migliaia di euro dalle casse dei comuni. Ma spesso questi immigrati non sono veri minorenni. Per quanti ospiti avete? 66. Beh, quasi minorenni quanti sono però? 40? 40 su 66? Siamo sulla frontiera del nord-est, in Friuli Venezia Giulia, un'altra Lampedusa di cui nessuno parla. Questo è uno dei tanti sentieri che i migranti percorrono per entrare illegalmente in Italia. Ogni giorno qui vengono fermati decine di migranti, tutti provenienti dalla rotta balcanica. Solo nel mese di agosto sono stati fermati 500 migranti, ma si stima che almeno il triplo sia passato sfuggendo a ogni controllo. Most of people youngster, yeah. Oh, yeah. Underage. Molti di loro si dichiarano minorenni per evitare di essere respinti. Yes, minor, yeah. Me and 16, 15 and 17. Ma com'è possibile tutto questo? Perché la legge Zampa prevede l'impossibilità del respingimento dei minori e in più prevede il fatto che non possano essere effettuati accertamenti invasivi sanitari per accertare la reale età dell'individuo. E sulla questione è intervenuto anche il leader della Lega Salvini dopo l'operazione di Palermo, che ha smantellato una banda specializzata nel traffico di immigrati clandestini. Anche a Udine emerge lo scandalo degli immigrati che si fingono minorenni per evitare respingimenti ed espulsioni. L'Italia, dice Salvini, ha sconfitto le piaghe del terrorismo e dei sequestri, ma senza la Lega che si conferma pavida e arrendevole davanti al business dell'immigrazione e ai suoi ricatti, il 3 ottobre orgoglioso di essere in tribunale a Catania, dove rischio fino a 15 anni di carcere perché ho difeso i confini, ha concluso Salvini. Ma arrivano anche dagli esponenti del Partito Democratico dei netti no al trasferimento di migranti. È il caso di Prato Carnico in Carnia, in Val Pesarina, con il sindaco Erika Gonano che si è sfogata con un post oggi pomeriggio su Facebook dopo la decisione del prefetto di Udine di trasferire in una struttura di Pradibosco alcuni dei richiedenti asilo rintracciati negli ultimi giorni in Friuli. No al trasferimento di migranti in Val Pesarina. Duro post su Facebook del sindaco del Partito Democratico di Prato Carnico, Erika Gonano, dopo la comunicazione del prefetto di Udine che verrà utilizzato l'albergo Pradibosco per ospitare i richiedenti che, risultati negativi al tampone Covid, debbano comunque fare la quarantena di 15 giorni perché provenienti da paesi a rischio. Inutile dire che la sottoscritta e la maggioranza consiliare non sono assolutamente favorevoli alla soluzione trovata, perché rischia di inficiare definitivamente l'interlocuzione in essere con la Regione per l'apertura della pista di discesa di Pradibosco e disincentivare la frequentazione del centrofondo Lavadin e quindi creare un danno al turismo della valle che quest'estate lanciava segni incoraggianti, ha dichiarato così il sindaco. Nel frattempo, all'indomani della visita del ministro Lamorgese, stamattina nuovi rintracci di migranti nei pressi della linea ferroviaria tra San Giovanni al Natisone e Gorizia. Il traffico ha subito rallentamenti e ritardi fino all'intervento delle forze dell'ordine. Sono stati trasportati invece al centro temporaneo di accoglienza di via Pozzuolo a Udine, nell'area dell'ex ospedale psichiatrico, i migranti
stato individuato intorno alle 18 di ieri a Terenzano. Si tratta di 30 cittadini stranieri provenienti da Pakistan e Bangladesh. A Trieste, infine, 4 persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Durante l'attività di vigilanza nei pressi dei valichi confinari, dopo un breve inseguimento, è stato fermato un furgone che non si era fermato all'ALT. A bordo c'erano 5 cittadini dello Sri Lanka, irregolari sul territorio nazionale. Il conducente, un cittadino ucraino di 42 anni, è stato arrestato e il veicolo sottoposto a sequestro. Un altro passeur, un cittadino kosovaro di 26 anni, è stato invece intercettato nei pressi del valico confinario di Prebenico, con a bordo 4 cittadini di nazionalità turca entrati irregolarmente in Italia. Anche a San Dorligo della Valle hanno arrestato 2 passeur, rispettivamente di 40 e 29 anni, entrambi di nazionalità turca. Sempre in carne, altro fronte legato ai migranti arriva da Socchieve, una situazione, quella di Lungis, piccolo borgo di appena 50 anime nel comune di Socchieve, davvero spiacevole, dichiara in una nota Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale. La presenza di migranti sta causando notevoli problemi e ora hanno svuotato l'edificio di proprietà della parrocchia di Staranzano per riempirlo nuovamente, ma in paese sono accaduti alcuni fatti gravi, dice Mazzolini. Da quanto sappiamo la struttura è stata evacuata a causa del perdurare degli incidenti, con il culmine l'altra settimana con uno degli ospiti che si è macchiato di un atto sceno in luogo pubblico nei confronti di una ragazza che accompagnava una bambina. Sono scioccato, dice Mazzolini, ma il fatto grave è che il sindaco di Socchieve ha sempre nascosto questi dispiacevoli eventi, anche quello degli atti osceni. Vedremo dunque se ci saranno repliche, conferme o smentite a queste dichiarazioni dell'esponente della Lega. Nel frattempo a Tarvisio stamattina il sindaco Zanette ha firmato l'ordinanza che dichiara zona rossa l'ex caserma Meloni, dove anche in questo caso sono ospitati diversi richiedenti asilo. Monica Nardini. L'ordinanza prevede la zona rossa almeno fino al 20 settembre. Fino alla fine dell'isolamento fiduciario. È un'ordinanza che permetterà di vietare l'ingresso e l'uscita a tutte le persone che non hanno un giustificato motivo. Il migrante ritrovato positivo è stato già trasferito a Palmanova. Quanti ne restano? Sono rimasti 29 migranti, sono 20 del Bangladesh, 4 afghani e 4 del Pakistan, più ci sono gli operatori della cooperativa che tutti assieme oggi all'una verranno tamponati dall'azienda sanitaria, dagli addetti dell'azienda sanitaria. Sono diverse settimane che il prefetto ci ha comunicato l'invio di queste persone per svolgere la quarantena nella caserma, e il massimo della capienza è 30. Non abbiamo avuto mai numeri superiori a questa cifra. Con lei quindi intende chiedere alla questura rafforzamento H24 dei controlli? Temete eventuali scavalcamenti? Insomma, si sono già verificati persone che si sono allontanate? Purtroppo abbiamo già avuto dei casi di allontanamento. Noi siamo preoccupati perché dopo un periodo di quarantena adesso gli ospitati ne dovranno fare un'altra, e quindi abbiamo la preoccupazione che ci siano degli atti di allontanamento, e questo provocherebbe delle situazioni anche di difficoltà all'interno della nostra comunità. Come vede anche la comunità, come sta reagendo anche a questa situazione? La comunità è preoccupata perché già Tarvisio è stata colpita da diversi casi del Covid. Siamo riusciti alla grande, grazie all'attenzione e alla grande disponibilità dei cittadini a seguire le regole, a superare questo periodo difficile. Adesso questo caso di positività certamente non aiuta a creare i presupposti per un futuro di ottimale. Minorenni stranieri non accompagnati, com'è la situazione al momento? Allora, la situazione al momento è che dal 1 gennaio abbiamo rintracciato 15 minori che abbiamo affidato alle strutture convenzionate della regione. Noi in questo momento però abbiamo solo 7 persone a carico come Comune di Tarvisio. Veniamo all'aggiornamento quotidiano rispetto ai numeri dell'emergenza coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Le persone attualmente positive, come possiamo vedere dalla grafica, sono salite a 519, 38 in più di ieri. 54 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di cui 15 in provincia di Udine, 13 in provincia di Pordenone, 12 in provincia di Trieste e restanti in provincia di Gorizia. Rimangono 3 le persone in terapia intensiva, 17 quelle ricoverate in altri reparti.
491 le persone in isolamento domiciliare. Sul fronte tamponi ne sono stati eseguiti 3.971 con un aumento di 2.323 rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda invece la situazione italiana, andiamo a vedere i numeri: 14 i morti nelle ultime 24 ore, 1.434 i nuovi contagi, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda il numero dell'aumento delle terapie intensive, attualmente sono 157 in più nelle ultime 24 ore, in crescita anche il numero dei ricoverati con sintomi, 18, quello delle persone in isolamento, quasi 1000 in più rispetto a ieri, e quelli degli attualmente positivi che hanno raggiunto quota 34.734. Per quanto riguarda poi in particolare la Friuli Venezia Giulia, la situazione di Cervignano viene costantemente monitorata. Dopo un primo caso di positività all'interno dell'Istituto Malignani della Bassa Friulana, c'è stato un secondo caso riscontrato a seguito degli ulteriori tamponi. Davanti a questi episodi non possiamo neanche lontanamente pensare di fermarci sul riavvio delle scuole, però ha detto l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen. Se iniziamo a ragionare che ogni ragazzino asintomatico e positivo presente nelle scuole può essere un potenziale focolaio, non ragioniamo nell'ottica corretta, ha dichiarato l'assessore. Nel frattempo la Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda i servizi degli scuolabus per gli alunni delle scuole di infanzia, primarie e secondarie, ha messo un'occupazione sino al 100% dei posti per un massimo di 15 minuti. Un'eccezione al limite massimo dell'80%, ha spiegato la Regione, stabilita invece per i servizi dei noleggiatori con conducenti, dei taxi e del trasporto pubblico funiviario, per i quali rimane in vigore quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinanza del numero 19 del 2020. Apriamo la pagina della cronaca con un tragico incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in comune di Coloredo di Monte Albano, in località Codugnella. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto, una delle persone a bordo è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate, un'altra è stata soccorsa in codice rosso, incastrata nell'abitacolo. Del fatto è stato informato il magistrato di turno della procura di Udine. Sul posto sono intervenuti sia il personale del 118, sia i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per appunto le operazioni rilievi rispetto al sinistro stradale. Gli altri fatti di giornata riassunti nelle nostre flash news, a partire da un'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone che ha scoperto un finto malato, un idraulico che però lavorava in nero. Figurava malato ma continuava a lavorare in proprio senza dichiarare i compensi percepiti. Per questo motivo un idraulico residente in provincia di Pordenone, dipendente di una impresa edile, è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza è emerso che attraverso il suo non veritiero stato di malattia, causato da un simulato infortunio sul lavoro, nel tempo l'uomo aveva indotto in errore diversi medici, riuscendo a farsi rilasciare referti che gli avevano permesso di giustificare per quasi un anno assenze dal luogo di lavoro. Durante tutto il periodo analizzato, spiegano le Fiamme Gialle, l'indagato, mentre fruiva dello status di malattia, continuando a percepire regolarmente lo stipendio da parte del suo datore di lavoro e le indennità da parte dell'INAIL, esercitava sistematicamente l'attività di idraulico con interventi presso diversi clienti che in alcuni casi richiedevano anche sforzi fisici e attività motorie incompatibili con la millantata patologia invalidante. Nella prima settimana di settembre sono stati ben 8 i DASPO emessi dalla Polizia Locale di Monfalcone nei confronti di altrettanti soggetti, stranieri italiani, che con il loro comportamento hanno compromesso la vivibilità in città, infrangendo il regolamento comunale. Il provvedimento è stato preso nei confronti di una bosniaca e di un rumeno trovati a bivaccare in centro. Due uomini italiani sono stati invece segnalati davanti all'ospedale San Polo, mentre importunavano i passanti cercando di vendere kit di pronto soccorso. I carabinieri di San Daniele, al termine dell'indagine avviata dopo la denuncia presentata da un quarantenne udinese, hanno pizzicato un 44enne residente in zona. L'uomo, durante la mattinata in orario di lavoro, avrebbe sottratto il telefono cellulare della vittima in una ditta della zona. È stato sottoposto a perquisizione in strada e l'area furtiva, ovvero lo smartphone, è stato trovato nella tasca dei suoi pantaloni. È stato restituito al proprietario.
Ieri, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine hanno denunciato una donna di 52 anni, cittadina bulgara, senza fissa dimora, perché sorpresa in via Leopardi in violazione del divieto del ritorno nel comune di Udine. Nei guai anche un uomo di 59 anni, di Udine, sorpreso in via Il Cadore alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 0,94 grammi per litro. I militari dell'arma hanno identificato e multato per ubriachezza anche un 30enne, cittadino albanese, residente in città, e un uomo di 41 anni, di Udine. Infine, un 56enne, sempre di Udine, è stato sorpreso alla guida della sua auto in piazza Leosoppo senza patente. Rimaniamo in città, a Udine, dove manca un solo giorno al taglio del nastro per l'evento Friuli Doc, manca poco per la preparazione, l'ultimazione degli stand, dei gazebi, ma ci sono diverse polemiche per le poche zone della città coinvolte per via dell'edizione limitata e soprattutto anche per la novità dell'app, l'applicazione per smartphone che si dovrebbe scaricare per poter accedere agli spazi dell'evento. Ce ne parla Luciana Delfonso. Ormai è partito il conto alla rovescia, manca veramente poco a questa nuova edizione di Friuli Doc, un Friuli Doc diverso per via del Covid, ma comunque presente in città. Sì, siamo alla vigilia dell'edizione 2020 di Friuli Doc, un'edizione interamente rivisitata, perché quest'anno la magia di Udine sotto le stelle abbraccerà Friuli Doc, perché i protagonisti saranno i bar, i ristoranti e le botteghe artigiane della città di Udine, che creeranno un evento unico nel loro genere e che darà, ritengo, grandi soddisfazioni ai visitatori, perché sarà una manifestazione ordinata, sicura ed elegante. Assessore, c'è stata un po' di confusione su questa app nelle ultime ore, è obbligatoria, non lo è, come si fa per utilizzarla? Beh, io devo ringraziare queste società che sono anche sponsor della manifestazione, che ci hanno dato una grandissima mano sotto il profilo della sicurezza, perché grazie ai Covid Box che verranno installati negli ingressi di Friuli Doc, e Friuli Doc ricordo che interesserà solo le principali piazze cittadine, quindi Piazza Duomo, Piazza 20 Settembre, Via Aquileia, Piazza Venerio e Largo Ospedale Vecchio. Ecco, chi transiterà tramite questi Covid Box, poi gli verrà rilevata automaticamente la temperatura, e l'app Elio, che viene messa a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini, sarà un'altra soluzione innovativa di grandissima importanza, perché semplificherà ed agevolerà il lavoro di controllo. Quindi non è obbligatoria, però è vivamente consigliata, perché passando semplicemente in questi Covid Box e esibendo questa app qua, ci sarà una registrazione automatica, ci saranno tutti i dati, verranno criptati, per cui non verrà la diffusione, sarà solo in caso venga richiesta dalle autorità competenti, ma sarà un modo per evitare gli assembramenti e per agevolare uno svolgimento ordinato della manifestazione. Apriamo la pagina sportiva, il 27 settembre da scrivere sul calendario quale data per l'avvio della stagione dell'Udinese, che esordirà in campionato contro il Verona. E in vista dei primi impegni ufficiali, i bianconeri iniziano a scaldare i motori. Intanto, dopo l'arrivo di Forestieri, è ufficiale la cessione di Sierralta al Watford. Il punto di giornata a cura di Alessandro Surza. Procede a ritmo spedito il cammino dell'Udinese, che ha una data precisa in testa, il 27 settembre, ovvero il giorno dell'esordio in campionato in trasferta contro il Verona, visto che ormai è noto lo spostamento del match con lo Spezia della prima giornata. E per quella data l'Udinese si farà certamente trovare pronta dal punto di vista atletico. De Paul sta aumentando i giri del motore e oggi si è allenato a parte insieme a Mallet per mettersi al pari dei compagni. L'argentino, davvero professionista, non si fa distrarre dalle voci di mercato ed è concentrato solo sull'Udinese. Per quanto riguarda l'amichevole col Venezia, è ancora prematuro prevedere se ci sarà o no, ma il suo programma di lavoro continua. Si è allenato con Mallet, dicevamo, sì, perché il maliano è arrivato a Udine, a differenza di Molina, che deve ancora risolvere qualche problema burocratico. L'esterno comunque è atteso a breve in Friuli. Anche Okaka sta lavorando sodo. Essendo un giocatore dalla fisicità importante, è chiaro che ha bisogno di un po' di tempo in più per riprendere la forma migliore, ma anche qui il professionista è concentrato e sarà pronto per la prima gara ufficiale. Per quanto riguarda il mercato, ieri è arrivata l'ufficialità del ritorno in bianconero di Fernando Forestieri, che era stato prelevato addirittura nel 2009 dal Genoa prima di costruirsi una buona carriera in Inghilterra.
Oggi invece è stata ufficializzata la cessione a titolo definitivo di Sierralta al Watford, che nell'ultima stagione ha militato nell'Empoli. In casa udinese oggi si è celebrato anche il rinnovo della partnership con Blue Energy, uno degli sponsor della società bianconera. Come possiamo vedere dal sito ufficiale di Udinese TV, annunciato il rinnovo della partnership per la stagione sportiva per il quarto anno consecutivo. Dunque l'azienda continuerà ad essere il back jersey sponsor ed energy partner, oltre con il logo a continuare ad apparire sul retro delle divise con cui i giocatori bianconeri disputano le partite del campionato di Serie A. E uno speciale sul rinnovato accordo con l'intervista a cura di Francesco Pezzella seguirà il nostro TG. Ora, per quanto riguarda invece un altro partner Vortice, andiamo ad ascoltare le novità nel servizio a cura di Alice Mattelloni. Credo che team, squadre come il Conegliano, che appunto hanno raggiunto degli importanti successi, attirino particolarmente aziende sponsor come nel caso di Vortice, che ha contribuito con i LED. Sì, Conegliano è sicuramente un esempio a livello mondiale. Ci tengo a sottolineare che la Lega Pallavolo Femminile Serie A italiana è in questo momento la numero uno al mondo, quindi siamo davvero più seguiti. Abbiamo recentemente completato un'asta vera e propria per quanto riguarda i diritti internazionali, e questo la dice davvero lunga su quali sono gli interessi da tutto il mondo per poter vedere le nostre partite. Abbiamo qua le più grandi campionesse, giocano qua nel campionato italiano, e questo sicuramente è un aspetto fondamentale per la visibilità e per l'immagine degli sponsor, che si avvicinano sempre di più a questo mondo. Vortice si riconferma molto vicino al mondo dello sport, non solo nel calcio ma anche in altri contesti. Fondamentali sono i valori che vengono condivisi nel mondo sportivo con Vortice, a partire dal volley. È stata un'occasione direi anche una sorpresa. Abbiamo un amico nella federazione che è responsabile della federazione italiana femminile di Serie A, che ci ha detto: sai che facciamo questo evento in Piazza dei Signori a Vicenza, che è uno tra i posti più belli che l'Italia può vantare, oltre a essere patrimonio mondiale UNESCO, dove faremo le Final Four a Vicenza. Quale occasione più ghiotta per Vortice di esserci e poter mettere il proprio logo sui LED di questo evento. In più è un'occasione anche per mettere i nostri colori su un evento di sport femminile. Tu ci hai seguito in diverse occasioni, evidentemente con Udinese, poi nel rally. Questa è la prima volta dove possiamo mettere i nostri colori, il nostro logo su un evento femminile, e siamo felici. Ci fermiamo qui, l'appuntamento con l'informazione ritorna alle 22.30 con tutti gli ultimi aggiornamenti di giornata, ma ancora una volta vi ricordiamo da non perdere alle ore 21 in diretta lo speciale 77 Mostra del Cinema di Venezia, con collegamenti live e ospiti dal Lido e in studio Valentina Bearzi, Giorgia Bortolossi e il Poma in collegamento proprio da Venezia. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.